Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. Stavolta cominciamo così, senza nessuna introduzione, proprio dal vivo. Siamo sempre ospiti della libreria Coop e la rassegna è a tu per tu con l'autore promossa dal Centro d'Abruzzo, una rassegna che ci ha abituato a incontrare tantissimi scrittori, a conoscerli, a conoscere i loro libri, a leggere i loro libri, ma che ci ha abituato anche a conoscere tanti musicisti. Proprio in questa puntata, fra pochissimo, apriremo con la musica e con una musica importante, perché è il vincitore di Sanremo Nove Proposte e lui si chiama Ultimo. Ho camminato in equilibrio su di me, mischiando il tuo sorriso alle mie lacrime, ma la coscienza non si spegne di... Una libreria che ha uno staff nutrito, competente, appassionato e che insomma in questo caso è rappresentato degnamente da Erika. Poi ci sono Davide, c'è Viola, c'è Cristian, insomma oggi è qui con noi Erika, che come sempre ci racconterà anche quali sono i programmi futuri della libreria. Però io faccio un salto indietro, questa è la terza puntata del 2018, rassegna di nuovo iniziata in ottobre. Stiamo andando fortissimo perché gli appuntamenti sono sempre super affollati, giusto? Sì, per fortuna diciamo che gli spettatori non mancano, siamo tanto contenti di questa cosa perché vuol dire che insomma c'è gente che ama queste cose, la rassegna insomma ormai ha preso piede, diciamo. Autori importanti, autori locali, quindi ce n'è per tutti, per più giovani, per anche persone più mature, quindi diciamo che riusciamo a coprire un po' tutti i target, forse sarà anche questo che ci fa andare. Sicuramente la varietà delle proposte che, come dicevo, non tralasciando la musica, ma poi anche giovani come youtuber, poi parleremo fra poco di un'altra giovanissima che peraltro non è al primo libro, quindi è già avviata, e poi autori italiani importanti che hanno già scalato le classifiche. Noi abbiamo la magnifica rappresentanza qui in Abruzzo di Donatella, di Pietrantonio, ma anche di Mariano Sabatini. Oggi poi ci sarà Diego De Silva, ma insomma i nomi sono davvero tanti. Cominciamo a parlare di quelli che arriveranno. La prossima settimana sono Sharon Pivetta, come dicevamo appunto per i più giovani. Lei ha avuto milioni di visualizzazioni su Wattpad con i suoi romanzi, tant'è che è stata accreditata anche da Ben Jeffede con le sue prime due storie tutte d'un fiato. Torna a trovarci perché è già stata qui insomma con il suo libro precedente, con il nuovo Due ore di te, Rizzoli Editore, una storia sempre insomma per ragazzi, perché la protagonista ha 19 anni, è ad una svolta importante della sua vita, cambia casa, va a vivere da sola, insomma un nuovo lavoro, cominciano le sue avventure lavorative e amorose. Ti interrompo un attimo perché tu hai detto star di Wattpad, non tutti magari sanno cos'è, vediamo se io riesco a spiegarlo. È una sorta di piattaforma sulla quale si pubblicano libri o racconti, ma un po' per capitoli, giusto? Sì, esatto, racconti che insomma chi vuole può pubblicare, e poi alcuni di questi emergono perché sono magari quelli più seguiti o perché hanno successo, hanno tante persone che leggono questi racconti, e tant'è che poi vengono anche pubblicati da case editrici insomma nazionali. Certo, perché in ogni casa editrice magari c'è un segugio che va anche a setacciare questi giovani che si cimentano con la scrittura, e meno male, perché poi tra l'altro si presuppone che quando si scrive insomma si legga anche, almeno questo è un presupposto di base e io ci voglio credere, e quindi poi appunto la casa editrice adocchia diciamo il talento anche giovanissimo che utilizza questa piattaforma e dà la possibilità di pubblicare un libro vero e proprio, stavo per dire in carne e ossa.
insomma, diciamo, in pagina inchiostro. Poi secondo appuntamento. Secondo appuntamento con Mariano Sabatini il sabato. Prima venne Caino, Sabatini anche lui è un autore, insomma, che è venuto a trovarci con il primo libro L'inganno dell'Ippocassano, che ha vinto il premio Flaiano 2017. Torna con lo stesso commissario, un thriller, e quindi un thriller di quelli, insomma, che ti lasciano col fiato sospeso fino alla fine. Lui è un bravo scrittore e siamo molto contenti, insomma, di poterlo riospitare in libreria. Certo, anche perché è capitato già che autori che sono passati qui e che poi dopo essere passati qui abbiano vinto premi importanti, quindi un po' diciamo, ci vogliamo fregiare del portare fortuna. Sì, infatti, diciamo che a volte è capitato che abbiamo portato fortuna, insomma, a questi autori. E allora speriamo che continui ad essere così, intanto vi diamo la possibilità poi di vedere gli ospiti di questa puntata e naturalmente vi invitiamo a seguirci su Rete 8 Libri ogni mercoledì sera alle 22.30 e in replica il sabato alle 20.30. Grazie Erika. Grazie. Al grido di ci sei mancato malinconico, a divorziare con stile Diego De Silva, una nuova avventura, diciamo così, di Vincenzo Malinconico, che è uno degli avvocati occupati o semi disoccupati più amati però dai lettori. Una nuova avventura che in realtà ne contiene almeno un paio, ma sotto tutto c'è naturalmente la vita e la filosofia di Vincenzo Malinconico, uno a cui accadono tante cose e che riflette sulle tante cose che gli accadono, anche su quelle che non accadono. Per certi versi è un gran saggio Malinconico. Ma è essenzialmente un uomo che ha bisogno di raccontarsi, perché essendo un precario esistenziale, non soltanto professionale, ha bisogno attraverso la parola, in questo senso diciamo personaggio letterario in senso tecnico, cioè uno che attraverso la parola cerca di dare un senso a una vita sgangherata, e attraverso il senso dell'umorismo, che è sicuramente una, diciamo, una forma, uno strumento di comprensione del mondo, a risolvere qualche sua nevrosi. Credo che la ragione per cui il pubblico ha imparato a voler bene questo personaggio sia sostanzialmente questa qui. Tra l'altro credo che una parte, insomma, dell'inizio dell'amore che si prova, dell'affetto che si prova per Vincenzo Malinconico, sia già nel suo nome e cognome, che mi sembra perfetto, perché la malinconia è un bel sentimento dopo tutto, anche se ha uno struggimento interiore, però uno struggimento che si vive con affetto, insomma. Sì, è più... non saprei dire se è un sentimento, io direi più che una tonalità del carattere, diciamo una forma di tendenza ad abbandonarsi ad una parte della contemplazione del mondo e della ricezione della vita non stupidamente allegra, qualcosa che ha a che fare con un po' di rimpianto che qualcuno di noi ha motivo di portarsi dentro, e quindi lo risolve in questa... appunto in questa tendenza del carattere che rifugge un po' all'allegria facile, diciamo che più è portata a quella venatura di tristezza che tutti noi secondo me poi in misura maggiore o minore abbiamo, che invece a questo gaio senso del vivere che a me personalmente non piace, cioè quando vedo le persone che ridono è molto per stupidaggini o per finti umorismi, a me danno un po' fastidio, insomma. E allora mi viene in mente la fatidica e classica domanda, forse la più stupida di tutte, quella flaubertiana, diciamo, insomma, sto Vincenzo Malinconico e Diego De Silva, che parente l'hanno? Su questa cosa io ho una risposta standard, solo le parti migliori. Dell'uno e dell'altro, quindi. Chissà. Comunque ci sono straordinari personaggi come sempre in questo libro, come in tutti gli altri. Mi viene in mente la signora Starace Tarallo, che anche lì andiamo su una scelta di nome e cognome che già introducono e sono tutto un programma. Che rapporto ha davvero Malinconico con le donne? Un rapporto di sostanziale inferiorità, ma questa è una cosa anche molto generazionale. Malinconico è della mia stessa classe, io sono del 64 e noi altri nati negli anni 60 ci siamo trovati a crescere, no? A diventare
non uomini ma giovani adulti, negli anni in cui il femminismo diventava una forma di pensiero molto molto forte, che tendeva a ridefinire l'assetto dei rapporti tra uomo e donna. Questa cosa ci ha molto condizionato, perché probabilmente siamo stati la prima generazione che si è posta di fronte non al problema ma al tema della parità, ed erano anche i primi esperimenti, le prime femministe erano molto aggressive e quindi noi tendevamo a sentirci in colpa a prescindere, no? Ecco, questo senso di colpa, questa è una delle ragioni ovviamente, però credo che questa condizione di inferiorità, di ammirazione, di riconoscenza infinita che la mia generazione prova nei confronti dell'altro sesso, credo che abbia qualcosa di culturale. Cioè, noi non siamo una generazione che ci ha saputo fare col sesso debole, no? Al contrario, siamo stati molto, molto più deboli di loro, e questo ha anche acuito, se vuoi, certe forme espressive, una maggiore propensione anche alla comprensione, all'abbandono. Io credo che siamo stati anche amati dalle donne che ci hanno voluto bene, forse perché eravamo la prima generazione di uomini che metteva in discussione il dogma della virilità. Malinconico, dicevo prima, è un avvocato ed è l'esatto contrario dell'avvocato Azzecca Garbugli, insomma, quindi come tale più amato, perché una sua pulizia, un suo rigore, una sua onestà, un suo rigore morale che ce lo fanno apprezzare, e che magari non gli ha portato grandi soldi e grande successo, al contrario di un Azzecca Garbugli che invece va a gonfie vele. Però questo è proprio un tratto distintivo, insomma, del perdente che però è per bene. Sì, è vero, ha dentro di sé una, se vogliamo, una coscienza, anche se lui è proprio incapace, è proprio, non ce la fa, non sarebbe in grado di fregare un altro, anche se volesse, non saprebbe farlo. Le ragioni di questa incapacità possono anche essere etiche, nel senso che se tu sei una persona tendenzialmente onesta, ti fermi davanti alla violazione dell'altro, no? È una cosa che, anche quando puoi approfittarti, ecco, questo secondo me è una vera cifra dell'onestà, cioè pensare che in condizioni in cui tu potresti compiere un piccolo passo verso un arricchimento, nell'attimo in cui te ne accorgi ti astieni dal farlo, cioè senti quella spinta, non è che la ignori e la cancelli totalmente dal tuo orizzonte, ma all'atto pratico non ce la fai. Ecco, una sorta di forza uguale contraria che però ti tira indietro e ti fa dire no, io non sono così. Ecco, Malinconico è uno che alla fine sa dire io non sono così, e in questo rimane una persona per bene. Un'ultima domanda, perché c'è anche da parlare di un film che è stato tratto proprio da un libro di Diego De Silva, che è andato molto bene. L'ha soddisfatta vedere il prodotto cinematografico? Sì, molto, anche perché la sceneggiatura è mia. Modesto non prova quello che provi te, questo è chiaro. Io e Modesto non siamo proprio sposati. Non vedo dove sia il problema. E né fidanzati. E né conviventi. Perché siamo amanti. Amanti? Nel senso che siamo sposati però con altre persone. Sono soprattutto molto 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 orgoglioso del lavoro fatto da Pietro Sermonti, che era un attore che conoscevo poco e mi ha molto impressionato proprio sul piano della capacità di comprensione del testo e di immediata resa cinematografica della messa in scena. È un attore bravissimo, Pietro, e spero che abbia molte occasioni per dimostrarlo ancora. Quale sarà il prossimo libro che finirà sul grande schermo? Stasera. Ah, sul grande schermo non lo so. Del prossimo libro però faccio una piccola... farò un piccolo assaggio stasera alla presentazione. È un libro, non è un romanzo, si chiama Superficie, ed è un piccolo libro che, su cui mi sono posto il problema della inconsistenza del pensiero comune contemporaneo, cioè la lingua che noi parliamo spesso, la lingua non solo da bar, non solo da pullman o da treno, ma anche la lingua televisiva per esempio, è una lingua sostanzialmente imprecisa, dove si lanciano degli slogan e delle affermazioni all'insegna della più totale incompetenza,
Eppure questo pensiero, questa specie di magma che rimane sempre in superficie, non scende mai al di sotto della patina, appunto, del sentito dire, della suggestione, è diventato un comune modo di pensare, con delle ambizioni, diciamo, di cultura, ma di sostanziale ignoranza. Quindi mi sono divertito a creare un libro che fosse fatto di frasi slegate tra loro, che creano un effetto grottesco e, almeno a mio giudizio e a giudizio del mio editore, che è in Audi come sempre, molto spassoso. Cioè, un libro che si può usare come, diciamo, gioco di società nei dopo cena tra amici, facendo rimbalzare queste frasi che sono luoghi comuni più o meno in dialogo tra loro. E alla fine l'impressione che hai è che questo stare insieme di frasi apparentemente slegate tra loro ti dà la cifra del pensiero comune contemporaneo, e tu sei portato a dire: mamma, come siamo messi male. Ecco, intanto io non vedo l'ora di leggerlo, però intanto c'è Divorziare con Stile, Diego De Silva, edizioni Einaudi, e io lascio Diego al suo pubblico, che è già super numeroso. Grazie a tutti. Grazie. Per i nostri appuntamenti qui alla Libreria Coop del Centro d'Abruzzo, la rassegna, ormai la conoscete, è A tu per tu con l'autore, promossa dal Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino, e che insomma ci dà modo di conoscere autori, scrittori, ma anche musicisti, per la verità, anche uno in questa puntata. E oggi conosciamo Edoardo De Luca, ed è il caso di Thomas Vuole Sapere, il secondo libro di Edoardo De Luca, diverso dal primo, poi vedremo perché, parliamo anche della tua prima pubblicazione. Lupi Editore. Lui è un giovanissimo, appena quasi 25 anni, è di Scafa, però insomma è già appunto alla seconda pubblicazione. Il primo volume che hai pubblicato era più di tipo saggistico, sì. Mentre questo è un romanzo, una storia. Per adulti e per bambini, sì, all'insegna dell'apprendimento, del rispetto e dei valori. Ecco, questo Thomas che vuole sapere è appunto un bambino, e che si confronta, e che si racconta, e che ascolta il nonno, quindi un rapporto particolare per andare anche alla scoperta della vita. Con tanti saluti! Che cosa hai voluto che questo bambino conoscesse della vita attraverso la voce dell'esperienza? Thomas, in un bel pomeriggio di primavera, fa le domande a suo nonno, che rispecchiano tutte le domande che i bambini di circa 11 anni, nella prima fase dell'adolescenza, ma anche nell'infanzia, fanno ai più grandi. Quindi si tratta di domande che rispecchiano le paure che i bambini hanno, le curiosità. Ti ho portato un regalo speciale. Che cos'è? Apri e guarda. Un libro. Esatto. C'è un po' di sport. Altro che sport, ci sono lotte, duelli, torture, vendette, giganti, mostri, inseguimenti, evasioni, grandi amori, miracoli. Ce n'è di roba? Beh, sono tutte le domande classiche, tra virgolette, che i bambini fanno. Sono 13 capitoli, oltre che una prefazione iniziale per adulti, 13 capitoli nei quali si parla, si domanda appunto di vari argomenti, come magari la pubertà, il rispetto per gli animali, il bullismo, che è un tema molto importante che mi sta molto a cuore, e paura del come superare anche la paura del buio, magari potrebbe essere una curiosità per i più piccoli. Il primo volume trattava dell'ansia, della depressione, di uno stato particolare che può attraversare una persona. Tu che sei così giovane, questi temi così importanti, così seri, e che presuppongono magari delle esperienze più corpose di vita, perché ti sei dedicato a questi temi? A questi temi ci sono arrivato dopo la mia personale esperienza che ho vissuto quando avevo
circa 17 anni ed è durata un po' di tempo. Comunque tengo a precisare che non si tratta di niente, cioè nel senso con nessuna presunzione, però è un ulteriore spunto per approfondire determinati argomenti ed è un saggio in terza persona, quindi non racconto in prima persona ciò che è accaduto a me, ma una descrizione in terza persona con ricollegamenti anche alla filosofia. Seppur con due argomenti totalmente diversi, voglio che i miei libri non abbiano soltanto un fine di intrattenimento, ma devono lasciare soprattutto un qualcosa a base costruttiva per chi legge. Vede, questi sono i distintivi di esploratore della natura selvaggia. Come forse nota, qui ne manca uno. Il mio distintivo di assistenza agli anziani. Quando lo otterrò, diventerò un esploratore scelto della natura selvaggia. La natura deve essere esplorata! Cacca! Sarà fantastico! Fanno una grande cerimonia e tutti i papà vengono e ci appuntano i distintivi. Così vuoi aiutare una Per la figura del nonno hai avuto un'ispirazione personale o hai costruito del tutto questo personaggio? Ho costruito del tutto questo personaggio semplicemente perché mi era piaciuta l'idea di accostare nonno e nipote. Senti, sei partito da Scafa, come ti sei avvicinato alla scrittura? Ne vuoi fare il tuo mestiere? Come dicevo, sei ancora molto giovane, ma insomma la strada l'hai intrapresa proprio con convinzione. Sì, mi ci sono avvicinato appunto dopo quell'esperienza di cui ho parlato in merito al saggio Sentirsi sé, autenticità della vita, però ho sempre avuto la simpatia per la scrittura, ho scritto poesie in passato per cui sono stato sempre interessato. Nel tuo caso la scrittura è stata anche una sorta di terapia, è stata taumaturgica? Sotto certi aspetti sì, perché dopo determinate esperienze, quando l'essere umano si ritrova con una visione del mondo e della vita molto scombussolata e confusionale, avere un obiettivo e concentrarsi su un obiettivo serve a ricostruire quella visione della vita che si aveva prima, per cui è stato un punto di riferimento importante per stare meglio. Concludiamo, che cosa vorresti dire a chi attraversa quei momenti che tu stesso hai attraversato? Di farsi aiutare nei modi che si reputano opportuni, medicinali e non. Questa è una scelta personale che ovviamente deve metterci bocca chi ha più competenza in merito di me. Tuttavia alla base o attraverso la medicina o attraverso altri tipi di aiuto ci vuole sempre una grandissima forza di volontà e questa grandissima forza di volontà la può dare soltanto la vicinanza delle persone che si amano. Qual è il valore assoluto per te? L'amore sì. Cammino col mattino negli occhi e gli occhi nel mattino, una donna che passa mi incrocia lo sguardo e mi dice è l'amore, è l'amore, è l'amore. È l'amore che fa campare le donne al mercato dei fiori, non nascondere il cuore. Il piacere di ospitare Ultimo, che è il freschissimo vincitore di Sanremo Giovani e che sarà arcistufo di sentir dire che gli ultimi saranno i primi, quindi lasciamo da parte subito questo gioco di parole, ma quello che vorrei chiederti invece è se il tuo nome si ispira al fatto che tu hai voglia di cantare gli ultimi, al fatto che ti sei sentito ultimo o al fatto che sei un guerriero come un celebre poliziotto? No, come un celebre poliziotto sicuramente no. Però insomma è un nome che poi al di là di fare grandi discorsi che magari sono anche un po' troppo, no? Per me, perché comunque magari rappresentare tutti gli ultimi è una cosa importante, insomma io cerco semplicemente di rappresentare quello che mi sono io sentito più che come poi gli altri si sentono, no? Che quella poi è una scelta anche degli altri se rispecchiarsi nelle canzoni che faccio e quindi diciamo è stata un po' una scelta di creare un nome che fosse un manifesto più che un nome d'arte, ecco.
La nostra rassegna da spazio, normalmente si svolge in libreria, ovviamente da spazio ai libri. Ho trovato il nome del brano che hai portato a Sanremo molto letterario, mi ha ricordato un libro così immaginario, magari di Milan Kundera o altro. Hai una particolare attenzione alle parole, alla scrittura, alla poesia, direi. Sì, anche qui diciamo cerco sempre di dare un'importanza primaria al testo e poi alla musica. E, tra l'altro anche a Sanremo sono stato felicissimo infatti del premio Lunezia, che è il premio come miglior testo del Festival di Sanremo, e sicuramente vuol dire che siamo sulla strada giusta, che sto scrivendo cose che al di là se sono belle o brutte, se piacciono o no, insomma vuol dire che sono riconosciute, no? dalle persone. Questa sicuramente è una soddisfazione grandissima. Si è detto tanto di Sanremo, si è detto quasi tutto, si è detto anche che c'era poca rappresentatività della musica destinata ad un pubblico giovane. In realtà poi sul podio sono saliti soprattutto giovani, però l'assenza che è stata così rimarcata da qualche critico, quella della musica, non so, dell'hip hop o del rap, in realtà poi nel tuo brano un inciso un po' rappato, anche se melodico, c'è, quindi tu hai un'attenzione, frequenti questo genere musicale? Sì, ho un'attenzione verso questo genere, anche se faccio prevalentemente cantautorato, perché comunque ho studiato musica, insomma, partendo da una buona base classica, e quindi diciamo cerco di fare un po' tutte e due le cose. Tu hai appunto studiato musica, l'hai ricordato tu stesso, sei giovanissimo perché hai 22 anni mi pare, però insomma hai studiato musica da quando eri bambino, anche nei luoghi giusti, nel conservatorio, quindi immagino che il tuo sogno, che ormai pare quasi concretizzato mi pare, sia quello di vivere di musica, cioè tu vuoi lavorare e fare questo. Beh, assolutamente sì. Beh, certo, sì, assolutamente cerco di vivere facendo quello che mi piace fare, sì. Il CD che presenti nel tuo tour è questo qui, si chiama Peter Pan. Peter Pan è un famoso bambino che non voleva crescere, perché hai dato questo nome a questo CD? Ma per portare l'immaginazione a un livello più alto di quello, insomma, nel mio piccolo, rispetto a quello a com'è adesso, no? Secondo me è un tema che è sottovalutato spesso dalle persone, in realtà è una via di fuga eccezionale. Qual è la tua isola che non c'è, dove la vedi? Ma dentro, però la devo ancora cercare, ancora, ce la devo ancora trovare, però dentro, solamente dentro e non fuori o lontano, come si tende a pensare tante volte. E immagino che ti sia cambiata la vita dopo Sanremo, come ti è cambiata, cosa vedi in questo cambiamento? No, non mi è cambiata, semplicemente per gli impegni, perché sono di più, però poi alla fine faccio e dico sempre le stesse cose, sono sempre una persona molto timida come prima, non è cambiato niente, sono sempre la stessa persona, poi ovviamente gli impegni sono aumentati, però al di là di quello niente. Quale canzone hai preferito tu a Sanremo, ovviamente esclusa la tua? Fabrizio Moro con Ermal Meta, sicuramente Ron, mi sono piaciuti loro due. Tra l'altro con Fabrizio Moro hai anche un legame particolare, perché mi pare che tu abbia aperto un suo concerto. Sì, siamo al di là, insomma, della stima artistica, siamo anche molto amici, quindi sicuramente sono un po' di parte, però veramente mi è piaciuta, al di là dell'amicizia, la sua canzone molto, e poi lui come artista mi piace molto, anche Ermal Meta mi piace molto, quindi sicuramente sono quelli che ho preferito. Sei di quei cantanti che una volta che si sono, diciamo, arrivati magari si tengono fuori dalla mischia sanremese, o ti immagini a Sanremo anche come big, non solo come giovane? No, magari, però questo dipende molto dal percorso che faremo quest'anno, cioè se saremo poi a febbraio all'altezza di presentarci e saremo big lo faremo, se no altrimenti sarò io il primo a dire guarda, cioè, ancora dobbiamo lavorare e poi ci riproveremo per l'anno prossimo. Ci sarà il ballo delle certezze, ci sarà un posto in cui perdo tutto, per restare in pace con te stesso e col mondo, devi aver sognato almeno per un secondo. Ci sarà la gente che aspetta. Come with me. And you'll see into